Questo anniversario rappresenta un'opportunità per riflettere sul nostro passato, ma anche per guardare al futuro con fiducia e determinazione. Le sfide che affrontiamo oggi sono complesse e richiedono un impegno ancora maggiore, alcune di fondamentale importanza. Mi vengono in mente gli obiettivi di riduzione del tax debt previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il fronte prioritario della salvaguardia dei fondi europei di Next Generation EU. Ho da evitare che risorse su cui si fondano le speranze, le aspettative e i sogni dei nostri giovani siano oggetto di frodi e abusi o, peggio, cadano preda delle organizzazioni criminali. Siamo chiamati a sfruttare le nuove tecnologie, ad adattarci ai cambiamenti geopolitici e a rafforzare la nostra presenza sul territorio, a garantire una società più giusta e sicura per le generazioni future. Mi rivolgo a tutti voi, ufficiali, ispettori, brigadieri, deputati e finanzieri del Comando Provinciale di Urbino, con il massimo rispetto e gratitudine per il vostro lavoro instancabile, per la vostra dedizione, il vostro lavoro tenace, la vostra integrità e il vostro spirito di servizio sono un esempio per tutti noi. Siete la spina dorsale di questa istituzione. Desidero poi rivolgere un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto, dottoressa Paola Spena, guida ferma e gentile per la nostra comunità, a nome di tutta la Guardia di Finanza, per il costante sostegno e impegno dimostrato nel promuovere la sicurezza, l'ordine pubblico e la tutela dell'economia nella nostra comunità.